anni 60, noi due abbiamo lottato per tutti! Non so la connotazione politica. Oggi andare in piazza per noi significa manifestare per un'Italia più giusta, un'Italia capace di tutelare i nostri diritti, un'Italia capace di renderci cittadini non di serie B come siamo attualmente, ma come gli altri. È un percorso che in questi anni non è maturato, non ci ha dato risultati di alcun tipo. Abbiamo avuto un governo precedente che è quasi arrivato a riconoscerci una legge, però alla fine non ci ha dato nulla. Attualmente non è neanche presa in considerazione una legge che equipari le coppie omosessuali a quelle eterosessuali, ma in compenso stiamo cercando, anche con la manifestazione di oggi, di riconoscerci quella tutela dal punto di vista giuridico anche quanto riguarda i diritti a sfondo omofobico, che in Italia negli ultimi mesi hanno preso una piega eccessivamente pericolosa, che hanno spaventato anche la comunità gay nazionale. La coppia lesbica che ha un figlio, perché ripeto è possibile, in questo momento non è per niente tutelata, che lo abbia ad esempio dicendolo di averlo con un amico magari o con un uomo, quest'uomo ad esempio non è per niente tutelato se la coppia, se la madre dovesse decidere di fare chissà che. Tutto questo perché in Italia non si vuole prendere atto che il cambiamento della società c'è già stato, che le persone i diritti se li prendono se non glieli dai. Non si capisce perché sono costretti a pagare le stesse tasse di chi i diritti ce li ha. Noi abbiamo chiesto l'estensione della legge Mancino anche per i crimini a sfondo omofobico e le discriminazioni sessuali. Quello che ci viene proposta è una legge che non è l'estensione della legge Mancino, è una sorta di via di mezzo che in questo senso non ci rende giustizia. Casa Pound è disposta a dialogare con gli omosessuali per i loro diritti. Ma accettano gli omosessuali, però poi non accettano le altre minoranze, no? Fanno delle violenze e le dichiarano. E allora io mi chiedo, uguali diritti per chi? Cioè solo per gli omosessuali? L'estensione della legge 40 sui diritti di procreazione per le coppie lesbiche, credete sia possibile qui in Italia? Ce ne auguriamo tanto, ma speriamo. La vediamo siamo molto lontana purtroppo, e infatti stiamo cercando una via secondaria che potrebbe essere la Spagna, appunto, perché qua secondo me, specialmente col Vaticano e tutto quanto, la vediamo molto difficile. Se la società è fatta da quelli che fanno le legislazioni adesso, sì, sicuramente. Scusate, possiamo farvi una domanda? Ok. Sentite, volevamo sapere, secondo voi, se l'estensione della legge 40 sul diritto di procreazione per le coppie lesbiche è possibile per voi qui in Italia? Beh, per adesso non ancora, ovviamente. Non possiamo neanche sposarci, assolutamente. Figuriamoci poter avere dei bambini assieme. Prima abbiamo il diritto per sposarci e poi magari si potrà parlare di quello, perché per adesso molte coppie eterosessuali sono a favore del matrimonio, però non dell'adozione, eccetera, della fecondazione. E quindi lì ne passerà ancora un bel po'. Speriamo. Noi manifesteremo sempre. Sperare è lecito, è anzi obbligatorio, però credo che siamo lontani. Le istituzioni cambiano da regione a regione, perché bisogna essere coerenti e permettere e fare anche un accento a questo. Ci sono alcune istituzioni, parlo per quanto mi riguarda della regione Toscana, che si stanno avvicinando a quello che è comunque la nostra
tematica, e cercando anche di portare degli aiuti, per cui gli ormoni gratuiti ed altro. Ci sono regioni invece che sono agnostici e addirittura non conoscono neanche il termine identità di genere, tant'è che ora, ad esempio, c'è una legge Mancuso che addirittura ha vietato la parola identità di genere all'interno di quelli che sono i reati contro l'omofobia. Questa manifestazione, io rappresento un movimento di identità transessuale così come l'associazione transgenere, ma poi rappresento un po' tutte le ragazze che sono qui con noi, che arrivano da Cosenza, arrivano da tutte le parti, da Verona, insomma da tutte le parti, perché comunque vogliamo esserci. È solo un fuoco di paglia, perché anziché fare una legge ad hoc che introducesse un reato autonomo e che venisse sanzionato, quindi sia con sanzioni accessorie sia con sanzioni comunque che mostrino un governo, un Parlamento col pugno duro, è stata semplicemente introdotta all'articolo 61 una nuova aggravante che prevede appunto i reati commessi a sfondo omofobico. Il punto è che nonostante i continui interventi caldeggiati sia dall'associazione transgenere sia dalla nostra deputata rappresentante, la senatrice Paola Concia, è passata, diciamo, una sorta di compromesso a ribasso, come ha giustamente sottolineato l'Italia dei Valori, che taglia fuori l'identità di genere dal novero di questa nuova aggravante, il che è preoccupante, perché prendendo le mosse da questa manifestazione finiamo col non essere più tutti uguali all'interno del movimento LGTB. La loro visibilità le compromette ancora di più nel mondo sociale, perché essere gay, essere lesbiche è difficile, pensate come è difficile invece essere transessuale, cioè quella che ti fa... oppure quello, signora, oppure quello, lei documento, ce l'ha l'altro documento, che qui c'è scritto il nome, io le voglio l'altro documento. Queste sono cose che sommate giorno per giorno ti fanno venire fuori un'aggressività. Siamo pacifisti e lo saremo sino in fondo, anche se ci istigano. Grazie. La rivoluzione culturale forse riuscirebbe a spronare un po' di più le autorità a muoversi, cose che finora non hanno fatto. Fondamentalmente adesso chiediamo di non avere più paura, di poter uscire liberamente e non correre dei rischi. L'obiettivo principale della manifestazione, appunto, è promuovere l'uguaglianza dei diritti civili, e questo non equivale solo a persone con orientamento sessuale diverso, ma anche di genere diverso, di razza diversa. Sta peggiorando notevolmente, un po' per tutte le discriminazioni, per tutto quello che è ritenuto diverso, per cui è giusto manifestare e far sentire il fatto che non ci va bene. Transfobia, la lesbofobia, l'omofobia e ogni atteggiamento fobico nascono da un'esigenza di chi è al governo di mettere paura alle persone per dividerle, per far sì che non si uniscano, per poter richiedere insieme i diritti, per poter cercare di mettere ad esempio le soggettività LGBTQ contro le soggettività migranti, e quindi non permettere invece di comprendere che i problemi derivano tutti da una fonte comune, che chi ha il potere se lo tiene per sé e lo usa a suo, per il suo profitto. Nasce intanto da una paura per ciò che non si conosce, cioè è dovuto essenzialmente a un discorso di ignoranza di gente che non ha anche gli strumenti culturali per capire certi fenomeni. Quando qualcosa non si conosce o si ha paura che sia un qualcosa di estremamente appunto estraneo, diverso o turpe, allora nasce la fobia. Poi magari ci si rende conto che sono, in questo caso, nel caso delle omofobie, tutte le persone che abbiamo vicino, magari quotidianamente, delle quali non abbiamo assolutamente paura. Da dove nasce l'omofobia e la transfobia? Principalmente, secondo me, dalle istituzioni che non riconoscono, o quando lo riconoscono lo fanno per calcolo politico, e soprattutto dal fatto di considerare certe situazioni come alternative o diverse. Rivoluzione non è una rivoluzione, è semplicemente prendere atto che ci sono delle situazioni che non sono anormali, sono normali, e per quello che la manifestazione, secondo me, si chiama uguali, e che la gente in realtà considera come delle cose, chi nelle migliori delle ipotesi come alternative, nella peggiore delle ipotesi anche atti di violenza o cose di questo genere.
siamo qui a fare uno spezzone dichiaratamente antifascista dopo gli ultimi avvenimenti sia di quest'estate, quindi delle aggressioni, e sia per esserci oggi appunto in maniera antifascista contro l'omofobia, la transfobia e l'intersexfobia, chiedendo delle leggi appunto che ci possano tutelare sia sulla questione della violenza fisica ma anche sulla questione dei diritti, che sono quelli che maggiormente ci mancano. Del movimento LGBT italiano, l'articolo 3 della Costituzione, siamo tutti uguali e lo Stato deve favorire lo sviluppo della personalità di ciascuno. La parità dei diritti senza giochi al ribasso che ci hanno fatto anche troppo male. E allora hanno aderito alla piattaforma l'Italia dei Valori. Sinistra è libertà, è il partito dei comunisti italiani. Tra gli esponenti politici ci sono le adesioni, tra le altre, di Ignazio Marino, ma ci sono anche gli altri due, Bersani con un suo rappresentante qui, è Franceschini. E c'è l'adesione di Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Beh, intanto parliamo di uguaglianza di diritti, no? Noi rivendichiamo la valorizzazione delle differenze come una sistema di valorizzazione delle qualità individuali e di arricchimento sociale. Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale, già a partire dal linguaggio. Usare un linguaggio declinando i generi vuol dire parlare a tutta la totalità delle persone, uomini e donne, transgender, tutto quello che vogliamo. Purtroppo, diciamo, quello che ci si può aspettare da questa classe politica è molto poco, perché è una classe politica sia di destra che di sinistra completamente scollata dal principio fondamentale della rappresentanza, secondo il quale se c'è una parte della popolazione, in questo caso la comunità GLBT, la quale richiede dei diritti dei quali i privati, bene, l'uomo politico, il legislatore è tenuto a dare una risposta. Dobbiamo puntare tutto sulla informazione del concetto di diritti civili e diritti costituzionali. La situazione italiana tende ad essere piuttosto statica e le cose non cambiano molto. Sono molto fiducioso riguardo la Corte Costituzionale, che si dovrà prendere una decisione, e aspettiamo. Siamo un paese arretrato, assolutamente arretrato, fascistizzante. Secondo te che ruolo ha, diciamo, lo Stato Pontificio e le istituzioni su questo stato, diciamo, di non uguaglianza e di non legittimazione sull'alterità, che poi non è alterità ma è appunto uguaglianza? Secondo me ha un ruolo fondamentale, nel senso che nonostante la Costituzione preveda che appunto la Chiesa non interferisca con lo Stato italiano, questa cosa avviene e tutti i giorni ed è gravissimo. Senz'altro hanno un ruolo pesante, nel senso che comunque influenzano l'opinione pubblica e quindi comunque rendono difficile quindi questo l'andare verso appunto una situazione di pari diritti per tutti. Quindi di sicuro c'è anche da dire qualcosa a queste istituzioni.
siamo supportati direi da nessuno, tutti promettono ma nessuno fa niente e quindi ci dobbiamo mobilitare noi. Avere in casa comunque rappresentanti forti della religione certo dà un certo imprinting. Mi chiamo Yuri, sono di Firenze e praticamente serve un movimento antagonista di resistenza sociale gay, lesbo e trans. Praticamente bisogna creare un bel centro sociale nostro, un centro sociale GLBT che abbia le palle, per così dire, di fare le cose e non deleghi più a nessuna politica. Che tanto ci prendono soltanto in giro e speriamo che oggi ci sia tanta gente alla manifestazione. Ciao. Ciao, grazie. Non è una denuncia, ma è un semplice ringraziamento al comune di Massarosa, al quale avevamo chiesto lo striscione, il gonfalone del comune. All'inizio ci avevano detto di sì, rappresentanza, essendo un comune che si fa chiamare di centro-sinistra. E niente, però all'ultimo momento poi ci hanno detto di no e allora noi per sopperire a questa cosa abbiamo noi investito lui come nostro sindaco, che il nostro sindaco del comune di Massarosa si chiama Mongai. È triste dire quello che è successo perché da un comune di centro-sinistra ci aspettavamo una risposta positiva, ma una partecipazione perché era molto importante per noi e per la società e invece è andata come è andata e niente, ci siamo noi che facciamo anche la loro parte per questo diritto civile, che un'unione, il volersi bene, che non ha colore, infatti. Diciamo è una protesta a un sessismo veramente dilagante e disgustoso che riscontro, ma non solo io ovviamente, in diversi campi, nel campo della politica, nel campo della pubblicità, nel campo dei media, cioè fino a che la donna sarà trattata come una cosa da utilizzare e fino a che le donne potranno soltanto aspirare a fare la cornicetta in uno show sopra una scrivania e dove molte donne soltanto perché mettono in vendita il proprio corpo possano accedere a delle cariche pubbliche, questo veramente è inaccettabile. Ci può parlare dell'associazione? Sì, un'associazione che raggruppa i genitori omosessuali e anche gli aspiranti genitori. Dunque cerchiamo di dare un sostegno anche logistico su come dove andare prima e tutto il percorso che bisogna fare
in coppia per mettere al mondo dei figli e cercare di crescerli il meglio possibile in questo contesto sociale. Un'iniziativa che è stata promossa da 8 persone, 8 lesbiche, non legate a nessuna associazione o movimento, per diciamo, promuovere un dialogo all'interno del movimento lesbico e per vedere dove siamo, cosa vogliamo, cosa facciamo. È un'iniziativa che in parte riprende le fila delle settimane lesbiche che sono state interrotte una decina d'anni fa e avrà diciamo, l'intento di raccogliere le varie proposte delle varie associazioni riguardo a 6 filoni che riguardano l'identità, la cultura, la politica. Le istituzioni devono ascoltare questa gente che è qui e dare voce anche a questa parte di popolo. No, la rivoluzione culturale parte dal basso e arriva a loro. Siamo come siamo all'università, tutti i posti dove siamo e che accadiamo.